problemi digestivi, un po' di reflusso, a volte bruciore di stomaco, senso di gonfiore, vi propongo una tisana dopo pasto che potrà aiutarvi a contrastare questi disturbi. Ed è a base di semi di finocchio. I semi di finocchio sappiamo che si danno anche ai bambini per contrastare le colichette perché sono calmanti e aiutano a contrastare il gonfiore addominale. Diciamo, vi do le dosi per due tazze. Mettete un cucchiaino a bollire di semi di finocchio. E poi abbiamo i semi di coriandolo. Anche questi aiutano a digerire, aiutano appunto, quindi anche a contrastare il senso di reflusso, il disturbo da reflusso e a contrastare il gonfiore addominale. Il terzo ingrediente è il cardamomo, che appartiene alla stessa famiglia dello zenzero, però diciamo non a tutti piace lo zenzero e a volte anche quel gusto piccantino può dare fastidio. Tra l'altro il gusto del cardamomo è particolarmente agrumato. Dovete semplicemente incidere appena appena questi bacelli perché all'interno contengono i semini, proprio quelli che sono benefici. Pensate addirittura che si dice che si può così tenere in bocca un bacello di cardamomo quando abbiamo un pochino di nausea, perché senza ovviamente deglutirlo, perché aiuta un pochino a contrastare il fastidio e anche profuma la bocca. Ecco qui, quindi lo incidiamo appena e lo mettiamo a bollire, quindi per due tazze, quattro bacelli. Ecco qui ho tre e quattro. Io ripeto le dosi, quindi un cucchiaino di semi di coriandolo, un cucchiaino di semi di finocchio e quattro bacelli di cardamomo per due tazze per una tisana dopo pasto, quindi che aiuta a digerire, che aiuta a contrastare il reflusso e anche il gonfiore addominale. Lo dobbiamo far bollire circa 5 minuti. Ovviamente qui per motivi di, insomma, di tempi dello studio non posso farlo bollire così a lungo. Lo giriamo, ma già si sente il profumo e già, insomma, vi faccio vedere il colore. Lo versiamo in una tisaniera. Ecco qui e copriamo. Perché copriamo? In modo tale da lasciare in infusione ancora qualche minuto e non rischiare che alcune proprietà dei nostri semini possano essere volatili e quindi andare via insieme con i vapori. Per cui sempre quando facciamo una tisana o un decotto lasciamo l'infusione coperto. Se non avete un coperchietto potete usare anche un piattino. Eccolo qui, guardate che bel colore. E questa qui è una tisana dopo pasto, in realtà è un decotto perché appunto abbiamo fatto bollire i semi, perché i semi per rilasciare al meglio le loro proprietà hanno bisogno di bollire 5 minuti in questo caso.